Io mi occupo di genetica vegetale e questo lavoro si colloca nel solco di una tradizione di oltre 100 anni in Italia, tutta dedicata allo sviluppo di nuove piante più idonee alle moderne esigenze dell'agricoltura e della società. Fondazione Cariplo ci ha dato l'opportunità di lavorare in un ambito che è quello dei cambiamenti climatici e in particolare dell'effetto dei cambiamenti climatici sulle piante coltivate. Noi ci siamo occupati in particolare di frumento duro e abbiamo studiato uno degli effetti dei cambiamenti climatici, che è l'aumento della CO2 nell'atmosfera. Simulando in una condizione di campo l'atmosfera che sarà presente su questo pianeta nel 2050, quindi circa 30-40 anni da oggi. Il lavoro che faremo nei prossimi anni sarà quello appunto di selezionare varietà di frumento duro capaci di crescere bene e di avere un'elevata qualità del prodotto anche in presenza di alta CO2. Sviluppare nuove piante significa costruire piante o frumenti, in questo caso qua, più produttivi, più resistenti alle malattie, più salubri e con un livello qualitativo superiore. Questo fatto qua ha un enorme impatto sulla società moderna e banalmente vorrei dire che senza questo contributo della genetica oggi probabilmente non ci sarebbe da mangiare per tutti.